Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La gloria del Signore risplende nei cieli e sulla terra. La gloria del Signore, dice Gesù, risplende sui buoni e sui cattivi. La gloria del Signore, che si manifesta ai Suoi figli, cerca la salvezza e il bene di tutte le sue creature. L'uomo peccatore può chiudere il cuore alla grazia ma lui fa piovere lo stesso, fa brillare ugualmente il suo sole, dà il pane all'affamato, e la sua bontà è infinita. Questo insegnamento lo sentiamo oggi dalla bocca di San Paolo, che in una città dove lui si era recato per annunciare il Vangelo, avvenne un fatto singolare, cioè, mentre... Lui parlava al popolo e annunciava il Vangelo perché era quello che abitualmente parlava più di San Barnaba, vide un uomo paralitico e visto che era desideroso di essere guarito, gli disse alzati in piedi e cammina. E così avvenne, quell'uomo si alzò in piedi. Ora i pagani che stavano ascoltando l'insegnamento di Paolo, vedendo quel segno, dissero gli dei sono scesi in mezzo a noi e nominarono Bardava Zeus, cioè Giove, e Paolo Hermes, cioè Mercurio, perché era come un annunciatore, e volevano far offrire loro un sacrificio immolare degli animali come se fossero state delle divinità, quando gli apostoli salvidori di questi si stracciarono le vesti e cercarono di fermare la, il popolo da quello che stava facendo, dicendo ma noi siamo uomini come voi e quindi annunciarono al popolo la grazia di Dio, anche noi siamo esseri umani, mortali come voi e vi annunciamo che dovete convertirvi. Da queste vanità al Dio vivente. Passate dalle vanità del Paganesimo all'amore di Dio, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in esse si trovano. E conclude l'Apostolo dicendo, Egli nelle generazioni passate ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada, ma non ha cessato di dar prove di sé. «Beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni ricche di frutti e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori». E così, dicendo, l'Apostolo riuscì a calmare a fatica la folla da, che desistette dall'offrire loro dei sacrifici. «Vedete, fratelli, l'incidente accorse a San Paolo». Lui aveva operato quel prodigio per manifestare che quanto stava dicendo veniva da Dio, ma fu preso però non nel modo corretto. Per cui il salmo che oggi la chiesa ci offre vuol darci anche un grande insegnamento, dicendo: Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. Questo è per ogni cristiano: il bene che tu fai è dono di Dio. E la gloria deve tornare al Signore. Hai fatto delle opere buone. Non cercare di godertele. Tornino queste cose a gloria di Dio. Sottomettiti a Lui. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per il tuo amore, per la tua fedeltà, perché le gente non dovrebbero dire dov'è il loro Dio. Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole, Egli lo compie. I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Siate benedetti dal Signore, che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data ai figli dell'uomo. Ma la gloria, fratelli, è ringraziamento sempre al Signore. Quando tu raccogli i frutti della terra, quando fai la spesa, dà gloria al Signore. Volgi al Signore la tua gratitudine, in ogni cosa rendigli grazie. E questo, fratelli, è un insegnamento molto sapiente che noi troviamo nei salmi, che troviamo nell'insegnamento degli apostoli, rendere grazie al Signore anche delle difficoltà, delle prove della vita. San Paolo un giorno ai suoi discepoli, che assistevano a tutte le prove che a cui andava soggetto e va a dire si entra nel regno di Dio attraverso molte prove. E questo ci fa vedere anche ora i nostri giorni, fratelli, le prove che stiamo attraversando. Lasciamo perdere chi ne sia responsabile o meno, ma le prove che stiamo attraversando vogliono essere nelle mani del Signore, manifestazione della sua potenza, manifestazione dell'avvento del suo regno. Per questo Satana si ribella, come dice il libro dell'Apocalisse, che quando Satana si scatena è perché sa che gli rimane poco tempo. Allora il Signore ha l'azione, ma sembra che lui si sia allontanato, può sembrare che lui ci abbia abbandonato. Tutt'altro, il suo amore non si allontana mai da noi. E nel Vangelo, perciò, sentiamo queste meravigliose parole di Gesù. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio. Perché? Perché la parola di Dio è Gesù. Gesù è la parola visibile, fatta carne. Gesù è la parola che Dio Padre rivolge a noi. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. E perciò l'Apostolo eh, Gesù nel Vangelo continua dicendo, se uno mi ama, Osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso Di Lui. Una persona mi chiedeva: se non posso fare la comunione, come posso ricevere Gesù? Nutriti della Sua parola, accogli la Sua parola. Nella parola c'è Gesù che entra in te col suo Santo Spirito e ti nutre di sé. Ti arricchisce dalla sua presenza. Perché? Perché la parola di Dio è Gesù. E la parola fatta carne, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Vedete come, questo amore, fratelli, viene riversato su di noi in abbondanza. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Per questo un invito caloroso, fratelli, a eh, coltivare la parola di Dio. Come San Francesco si inebriava delle parole del Vangelo, San Domenico, San Tommaso, ma tutti i santi, tutti i santi, fratelli, si sono nutriti della parola di Gesù. A volte è bastata una parola, la semplice parola, che sono state trafitte nel proprio cuore, Ricordate l'esempio di San Giovanni Gualberto. Gli avevano ucciso il fratello e lui, secondo la consuetudine del tempo, era tenuto a vendicare il delitto subito quando incontrò l'assassino di suo fratello nei pressi di una chiesa dove si stavano svolgendo le funzioni del Venerdì Santo. Lui sguaninò la spada e sentiva proclamare le parole di misericordia del Signore. Buttò via la spada, corse in chiesa, si buttò faccia a terra, si arrese al Signore, davanti a, 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 alla vendetta e davanti alla misericordia di Gesù. Cedetta la misericordia, e si santificò Lui e fu fonte di salvezza e di santificazione per tanti altri. Signore Gesù, tu sei la parola del Dio vivente, e tu vieni a noi con l'amore. Le tue parole sono spirito e vita. Le tue parole per noi sono salvezza e vita eterna. Tu sei la nostra vita. Signore Gesù, noi ti chiediamo il dono del tuo Santo Spirito. Avvolgici nello Spirito del tuo amore. Tu l'hai promesso quando verrà lo Spirito Santo, egli vi guiderà alla verità tutta intera. In mezzo alle falsità, agli inganni, ai pericoli che stiamo attraversando, manifesta la tua gloria, rivelaci la santità del tuo nome. E fa che ci arrendiamo a te, per non vivere più di noi stessi, ma di te. Gesù che sei morto e risorto per noi, e vive e regna per tutti i secoli dei secoli, e ci vuoi condurre alla pienezza della vita. Tu Vergine Santissima, che hai sperimentato la pienezza di questo amore, in te tutto l'amore di Gesù ha trovato alloggio, in te non c'è stato rifiuto, in te Gesù ha dimorato, il suo cuore ha dimorato nel tuo. E tuo è stato sempre unito al suo. Conduce tutti i tuoi figli a questo amore, fa che ci nutriamo di questo amore, e che in questi tempi difficili possiamo riconoscere Gesù presente, e dargli gloria, renderci a Lui, come il nostro Signore e Salvatore, a cui sarà ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E il tenere amore della Madonna, della Mamma, fratelli, Oggi vi faccio incontrare con questo amore del Figlio Suo e attraverso di lei possiate riconoscere la presenza di Gesù che opera in voi e attraverso di voi, perché siate nelle sue mani una grande benedizione per tutta la Chiesa, per le vostre famiglie e per quanto il Signore mette sul vostro cammino. Amen.